Sta funzionando? Sta funzionando. Sei sicura? Vieni qua al tuo posto. Ci tenevo ad averla. Però... di polvere. Non l'ho, fa... Oggi un setup, è giusto setup? Setup, setup sì, fantastico, videocamera nuova, luci nuove e Pietro. Vabbè. Senti, puoi accendere il flash anche del telecomando, così facciamo altre luci. Telecomando specialmente. Allora, questo video è tantissimo tempo che dovevamo farlo, precisamente da settembre. Ma io volevo, come vi ho detto, per alcuni volevo aspettare la videocamera nuova. Perché? Perché io qui dentro ho una cosa che piace da morire a... me. Andre, perché lui è bello e semplice. Non mi chiedere perché. Perché lui è diabetico e così ho pensato di fare un video particolare con lui, con tutti i dolci che ho preso in Giappone. Questo sem- cos'è? Erano due questi, dov'è l'altro? Ah, ecco. Allora, come potete vedere qua, ci sono un sacco di cose ultra mega, non lo so, adesso vediamo, ultra mega fighe, che andremo a vedere strada facendo, anche caramelle da montare. Non so se potete vedere, ma penso di sì, qua bisogna aggiungere dell'acqua, no, la caramella sushi. Fallo vedere in camera, vai, avvicinati. No, vabbè, tanto c'è uno zoom potentissimo. Quindi ora io le piazzo qua, e la challenge è che tu non devi morire. Ah, vabbè. La diabetico challenge. Ti tengo quasi a vincerla. Bisogna vincerla, sì, perfetto. Quasi. Allora, Andre. Sì. Non lo so, taralli strani. Non lo so, ragazzi, io ho preso questo poco. Sono uguale, i fettini che abbiamo messo ieri sotto il mobile. Tutte queste cose le ho prese in negozio di caramello, a parte queste, che erano talmente belle, sono penso dei cioccolatini, le ho prese semplicemente al market. C'è di tutto in questa cosa, in questo tavolo c'è veramente di tutto. Quindi, Andre, siamo pronti per... che problemi hai? Siamo pronti per iniziare il diabetico alla prima mossa. Io inizierei con una bella boccata d'aria. No! No, devo scappare. Queste cose qua. Questo è meno quello di zucchero. Questi che sono i rullini. Allora, questo... mini vita. Mini vita alla... C. Mini alla C. C. Penso che siano caramelle anche benefiche, nel senso che fanno bene. Sono anche delle mini... mini cole, guardate, ci sono normali e mini cole. Queste sono C. Queste sono C. Ora le apriremo. Ma cos'è sta roba? Queste sono le mini vita. C. Io da piccolo pensavo. Devo scusare la città. No, c'è schifo. No, dai! Oh. Me le alzo delle scarpe! Go! Ah, tu hai aperto le mini cola? Sì, quello cola. Aspetta che... sanno di vomito. Eh sì, quello te sì. Lo giuro, sanno di vomito. Mmm, il vomito... no, sono buone. Mi sa di vomito. Queste? Tieni. Dai, no, queste sanno di vomito e puzza di miei. Mangiala tutta. No, no, che schifo, no, no. Allora, prendiamone... sono piccolissime. Guarda che roba. Ma non le mini vita? Veramente? Ma... mettere una testa? Una. Una perché... tu le restanti. Andre, no, non l'ha presa. Andre, non l'ha presa, dai. Apri bocca. Assaggiare. Ma è pieno di peli. Ma il sapore quando è che arriva? Però mettere una bocca. Sono frizzantine. O forse è la mia bocca. No, non sono frizzanti. Però non sono. Ma io no. Ma se buone. Non sono male. Raga, sono come le ziguli. Infatti le ziguli le prendi in farmacia per la vitamina C. Proviamo con la coca. Questo è schifo secondo me. Io sono diabetico. Andre, mangia. Sei abituato con le pillole. Ma Andre. L'abbiamo visto. Andre. Mangia. Fai vedere in bocca. Queste sono di Coca-Cola. No, queste sono di Coca-Cola. Sono di no, ragazzi, allora l'odore fa schifo. Ma le caramelle, buonissime. Giappone. Ho vinto praticamente già. Vai, Pietro, scegli tu. Questo, questa. Ovvio, dai. È ovvio che Pietro vuole una long gum. Ma lo volevi perché c'è il gattino che mangia la mela verde. Quindi vuol dire che è una cicca acida, non fa la pasta. No, al gatto. Allora, vediamo cos'è sta roba. Guarda, è già divisa in tre parti. Grande è proprio grande. No, tu c'è. Raga, sentite l'odore di mela verde che esce. È buonissima sta cosa. Lo sento da qua. Per raffreddore. Raga, ma come fanno i giapponesi? Ma no, mi spiego veramente come fanno i giapponesi? Sa veramente tantissimo di mela. Ma no, penso la cicca. Vai lo screen per Instagram. Sono sexy. Molto sexy. Bellissimo. Pronti? Assaggiamo? Assaggiare? Fa così, sabbi. Cicca. Nooo. Già che sei abituata a prendere il cibo in volo così tu. No! Cosa c'è bello, sai? Ma è una cicca? Sì. Sì. Anche molto buona. Ma io sono, voglio ingoiarla adesso. Sta di mela. Una mela al giorno toglie il medico di Bonno. Giappone 2. Buonissima sarà. Vediamola per mettila dentro. E ora tocca a me. Io voglio provare qualcosa di strano. Facciamo Sasha da situazione. Ecco.
Ma poi pulisci tu come sono stato. Palle. Allora, voglio... Oh, che carine, qua c'è un cocomero. Tondo. E milanguriette. Sembra anche frizzantino. Sì. Ha ragione io, sono frizzantine. Sono belli. È ovvio. Ma come fanno? Come fanno a mettere sti odori? No, ma sono impossibile. Sì, è cocomero. No, è tondo tondo. Vai, una per te. E una per Mazza. E due per me. Questo è tipico zucchero da non diabetici. Esatto. Guardate che roba. Speriamo sia frizzantina. 3, 2, 1. Giappone 3. Ho cominciato. Oh, molla! Ho cominciato a un po' strano. A posto? Anche voi avete caldissimo. Sì, ora te le prendi scegliendo le prossime caramelle. Non ho niente da bere, però. Non serve, non serve. E allora. Ma proprio da bere, ha ragione Pietro. Da bere? No, da per bere. Dopo, allora al terzo. Vai. Cioè, ciupa ciupa, così date una leccata voi due. No, si inizia 1, 2, 3. Così Pietro prende. No, che schifo. Io mi attacco il diabete poi. Vabbè, ormai. Andre, siamo tuoi amici, siamo contigui. E devi aprirlo tu perché non ce la faccio. Contigui. Non sai cosa vuol dire? Vuol dire che. No. Siamo amici, siamo contigui. Scriveteci sotto nei commenti, no, Pietro, no, che no, cosa no, non no, ha capito. No. Grazie. È una citazione. Immaginavo, ma con calma. Di Star Wars. Aldo e Giovanni. No, mi sa che non si mangia la plastica, è solo quello dentro, eh. So che i giapponesi sono un po' strani, però è solo così. Però sei bravina. Vero? Pack opening, ragazzi. Tu lecca di qua. Di più. Dai, Andrea. Guarda che parte di sopra. Sopra. Non ho sentito il sapore. Lo facevate voi quando eravate piccoli? No, non lo farei in telecamera io. Non era munito, ma non lo mangio più quello. Ma non sa di niente. Il granocchio lo sapi. E qua poi. Andiamo con la prossima. Non riesco a capire il sapore di questa cosa. Posso intraprendere anche ciupa ciupa però. Sa di mela verde. Tocca a me. Io voglio i pesciolini. Che c'è scritto di fare qualcosa. Ma sono da mettere, no, in freezer. No, mi sa da mettere in freezer che... Vediamo. Vabbè, se no facciamo come col gesto. Li mettiamo e li togliamo dopo 2 minuti. No, le bustine. Paga. Quella verde per Giulio. No, questo è da fare in freezer. Dobbiamo farli per forza un altro giorno. C'è anche la forchettina. Ci sono i pinguini qua. Ma no, raga, veramente. Allora, questi qua li teniamo. Sì, ma di come si chiamano almeno? Trattino, lettera così, dei trattini, puntini, onda. Perché se qualcuno volevi comprarli almeno. Ah, questi li mettiamo qua, perché se volete li faremo in un altro video insieme anche questi. Perché? Questo è mischiare una pappina. Questo è microonde. Ma dove lo vedi il microonde? È rosso, calore. Anche questo qua dobbiamo studiarceli e farli nello stesso video. Quindi questo possiamo? No, anche questo. Beh, complimentoni. E anche questo. Beh, abbiamo un prossimo video. Ci rimangono questi. Bene ragazzi, però c'è tutto. Cosa sono questi? Niente. No, anche questi non ci rimangono. Ah, ci rimangono. Ho un'idea, Sabri. Cioè, sempre questa, possiamo rifarla e fare No, ascolta, ci rimangono 1, 2, aspetta, 3, 4, perché vale 2 e 5. Guarda, che questa è tua. Ma quella se l'ha portata Pietro da casa. Non è l'hai portata da casa? Sì, non è. Ma questa è che le lasciamo come ultime. Io vado col samurai che crea il sushi, non lo so. Non è un karate kita. Un karate kita. Caramella al gusto pesce. Che schifo. Che sta? Ma cos'è sta roba? Caramella di ramen? Raga, una roba... Gelatinosa? Oh. Ah, devi crearla tu, cioè, praticamente, allora. Facci il sushi. Prendi un... devi aprirlo, samurai. Ah, non capivo. Allora, apri il pacchetto. Come diavoli, non capisco. Allora, apriamo un pacchetto. Eccolo qua, ho trovato l'apertura. No, che meraviglia, dammi la mano. Sushi? Sì, allora. Io vorrei salmone. Tu vuoi il pezzo di riso? Sì. Con il pesce, il fiocco, la carne o le uova di pesce. Anche tutte e due puoi avere, guarda, ti faccio. Vai, vai. Sushi di salmone. Sì. Con uova di pesce. Va bene. Andate. Aspetta a mangiarlo, no, tranquilla che fanno non... vedere bene. Però, mi raccomando, cioè, che si raffredda però, eh. Esatto. Anche... veloce che sennò subiscimi. Guarda... Sushi. Sushi. Ma dov'è? Con... ma dov'è? No, quella della saliva. Con un pezzo di cosa gialla. Pezzo di cosa per diabetico. Ma è ciabatta. E sopra ti do ciabatta. Il salmone crudo. Aspetta, salmone. Il salmone crudo ha un po' di problemi. È spiaccicato sto salmone, non è crudo. Non è vero, guardate che bello. Eccola qua. Tocca a me. Ah, oh, buona. È buona. Ma non ha la testa il mio salmone. Perché tu mangi la testa al giapponese. Sì, al giapponese. Allora, riso. Sì? Fai doppia porzione di riso che tu sei cinque. No, scusa. Sei un po' lurida. Artù, non mangiare la caramella. È tuyo. Con fiocco di pesce. Hai e detto fiamma. E qua c'è, penso che sia un bambù con i funghi cinese. Vabbè, è stato un mix. Allora, ragazzi, ecco le nostre caramelle. Sembrano, avete presente quando sei piccolo che mangi l'hamburger? L'hamburger, sì, sì. 3, 2, 1. Itadakimasu. In Giappone è tutto buono, incredibile. Un po' viscido. Però si sente il salmone, dai. Io so di pesca, è normale. Anche il mio sa di pesca. Il mio di salmone. È stato quello fortunato, Andy. Sì. Forza, Pie! Scegli!
Ah beh, no. Vabbè, cioè. È come... Però devi aprirlo, non puoi usare forze esterne. No, dai, fa... scherzo, non posso. No, Pietro, non farlo sparire. Gira. Non farlo! No! Non ti dico che cosa sembra. Vai. L'hai pensato anche tu? No, io sono sano. No, qua! No! Qua, lo sputo, Nino, Nino, Nino! Non si mangiava la plastica, ma è gelatinoso? Di brutto. No, Sabri, che schifo. Ma non riesco a prenderlo. Apri la bocca. No. Apri la bocca. Parlo con Pietro queste cose. Apri la bocca. Ah, ah, apri la bocca. Carissimo. Raga, è una consistenza stranissima, guardate. Ma che schifo è sta roba? Guardate. Non l'hai ancora messo, non l'hai ancora preso tu. Non l'ho assaggiato. No, no, apri la bocca. No, assaggialo. Guardate. Assaggio, Sabri. Sembra... Come ti spieghi che cosa sembra? Gelatinoso. Le uova, sembra tipo uova di pesce. Questa è la prima cosa che bocciamo in realtà. Vomitevole. Ci rimane questo nella speranza che non sia la stessa cosa. Oh, Andre, allora, vuoi mangiare i maialini per... Questo qua è... No, no, ma se non dico cavolate. Questo è famosissimo, io non me lo ricordo questo tipo qua. No, ti sto vedendo, Pietro. Ma è tipo famosissimo in Giappone. Non sono dei formatallica ancora. Cosa vuoi assaggiare? Sono shinobi. Questi? No. Quindi questo lo mangiamo dopo. Io voglio staccare la testa al tizio. Vai. Allora, Andre e io, Pietro, ci vediamo quello rosa da femmina. Ma perché? No, ma è cioccolatoso, guarda. Allora, qua c'è l'orsetto. Tavolo pulito. Con dietro il cioccolato. Tieni, Andre, tutto per te. Tutto per te, ma così muori. Facciamo cin cin. Beh, certo. E io, Pietro, insieme. Vai. Tieni. Vai. In. Per buon anno 2018. Buon anno. Vai. Raga, è tutto buono. Anche lì, assaggialo. È dolce. È un Kinder. È più buono. Forse è più buono il Kinder. Mammelo! Sembra il cioccolatino dell'avvento, però più buono. È molto buono, però è venuto bene. Buonissimo. Vabbè, non possiamo mangiarne ancora, mangiamo dopo video. Ah! Rimane! Un taralli. È buono! I taralli di caramella. Scusa. E una cosa verde molle. Facciamoci la bocca con liquido. Apri. No. Questo è liquido, però non è gelatinoso. Aspetta, prendo già la cosa dello sputo. Ma penso che si massichi tutto, Sabri, sai? No, tieni quello. No, gira la testa. Non si è aperto, Sabri. Forse da qua. No, è giusto là, Sabri. Ma da qua dove clia? Non esplode. Che problemi hai? Buono. Gliel'ho schiacciato. Com'è? Tutto sicuramente sbagliato. Più buono dell'altro. Davvero? Perché non è gelatinoso come l'altro. Ma gelatinoso. È una merda. Però sa di mela, è più buono. L'altro era quasi gomitivo. Ma non sa neanche di mela. Mettilo di più. Questo è... Allora, raga, che cos'è? Sono i rosoli. Avete presente i biberon dei bambini? No. Però gelatinosi. Non ha sapore. Sei cioccolato di prima. Spara in gola. Niente. Raga, bocciamo i cosi lunghi e viscidi. Senti, io scelgo questo, scelgo. Grazie mille, grazie. Ecco qua. Basta leggere cosa c'è scritto. Vai, scusami, vai. Estratto. Sì. Di eucalipto. Sì. Fermentato. Da quando sai il giapponese? Ieri. E noi. Ora chiudiamo questo video con le ciambelle di non so ma cosa. Sono i taralli venuti male. Taralli venuti male sono taralli rosa di non sappiamo grazie. Che. Aspettate, perché dentro c'è un qualcosa che. È da mettere sopra? Magari è da mettere sopra. Polvere di fata? Apriamo. Ah, ok. È una lumaca. No, da mettere sopra. Ora lo mangi. Pronti? Vai. Chiudiamo in bellezza questo video con questo tarallo venuto male. Go! Non ci credo mai. Non ci credo mai che l'hai fatto. Non ci credo mai. Quanto sono fa? Ma che me l'ha detto? Zucchero. Violetta. È uva. No, uva. In Giappone fanno molte cose all'uva. All'uva. Non è male. Non è male. Non è dolce per niente. Sembrano un po' le mentos al... Ne credo un'altra. No. Ah! Sembra un po' le mentos all'uva. Qui va tutto bene. Andre sta bene. Prego. Io sto bene. Pietra sta bene. Okay. Tutto bene. Stiamo tutti bene. Qui abbiamo le caramelle da fare, se volete, in un prossimo video, perché qua dobbiamo fare proprio i chimici, Pietro. Tu per fare il chimico dobbiamo creare sushi e quella roba lì con tanti trattini. C'è anche Einstein, abbiamo un sacco di cose da fare. Abbiamo anche dei cibi giapponesi, quindi scrivete sotto se volete che facciamo gli altri video e scrivete con chi volete che io li faccia, perché magari non vogliono Pietro. Nessuno vuole Pietro. Ma lo so, chiedo, magari. Siamo ipotizzato. Scrivetelo qui sotto, io vi mando un bacio, loro mi mandano un bacio. Io mando la caramella. Dai. Se prendevi la videocamera ti uccidevo. E ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao. Moribang. Che buona questa. Veramente buona.